Prima della morte di Patrick, numerose associazioni hanno fatto appelli di mettere delle sussistenze all'interno del carcere, cioè fare prevenzione. Questo non è accaduto, lo dimostra la tragica fine di Patrick. Noi naturalmente abbiamo nominato il nostro medico di parte, abbiamo richiesto l'acquisizione della videosorveglianza del carcere. Abbiamo ancora tante richieste da fare perché è giusto che questi genitori sappiano la verità. Naturalmente è presto per parlare di suicidio, questo lo dice il nostro tecnico. Vedo invece con grande facilità il perito della procura che ha già rilasciato delle dichiarazioni che parla di asfissia. Ben venga, però per avere ancora un atto, un documento completo occorrono 60 giorni. Quindi noi siamo in attesa di avere la risposta, il documento scritto della totale autopsia sul corpo di Patrick. Patrick era un ragazzo purtroppo disabile, però amava la vita, era seguito dai familiari, era seguito dai servizi sociali, dai psicologi, è stato nelle migliori strutture. Patrick, grazie a queste strutture, ha fatto grandi passi avanti. Era seguito dal fatto che comunque Patrick prima dialogava con i segni dei sordomuti, invece grazie a un'operazione che fecero fare i genitori, Patrick con il dispositivo auricolare riusciva a comunicare normalmente. Naturalmente chi ha queste disabilità è incompatibile con il sistema carcerario. Quindi si poteva fare di più, nel senso bastava dargli delle misure cautelari come gli arresti domiciliari, perché parliamo che purtroppo un'altra patologia di Patrick era quella del rubare. Purtroppo è una patologia ad oggi documentata. E come veniva arrestato Patrick? Perché quando rubava poi andava a restituire la merce e abbracciava queste persone ridendo. Patrick gioiva se aveva un follower in più. Grazie, grazie, grazie. Non doveva accadere. Oggi siamo qui a piangere un figlio che era di tutti, un fratello di tutti e un amico di tutti. Bisogna fare prevenzione, perché la prevenzione fa sì che non esiste un altro Patrick.